Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di proporvi un pochettino di idee regalo che si possono trovare in questi giorni o comunque in queste settimane prima di Natale per fare dei pensierini, ma anche dei regali un po' più sostanziosi ad amici, parenti, insomma a tutti i nostri cari. Raggrupperò naturalmente idee regalo sia low cost che high cost, quindi veramente per tutte le tasche, per soddisfare insomma un po' tutte le nostre esigenze. Come prima cosa vi dico che le idee regalo che non mancano assolutamente da Sephora per questo 2018 sono i cracker. No, non quelli che si mangiano, ma praticamente dei cofanetti molto simili a questi. In questo caso vi parlo di quello di Mercy Handy, che ho ricevuto proprio in questi giorni di tantissimi brand. Allora, per prima cosa apriamo questo. Come potete vedere, è un cofanetto a forma di caramella che si apre in questo modo e da qui appunto escono tutti i prodotti contenuti all'interno. Nel cracker Mercy Handy ho trovato ben tre gel igienizzanti mani. Questi naturalmente sono molto speciali perché è una versione natalizia. Il Mercy Handy Nemeist, che è questo viola, e all'interno, oltre ad avere i classici pallini del gel igienizzante di Mercy Handy, contiene anche tantissimi brillantini. Stessa cosa anche il verde, ha la fragranza Jungle Fever e naturalmente anche il fucsia, che è davvero molto fluo e molto carino, ha la fragranza Cherie Cher. Devo dirvi che è un'idea regalo davvero low cost perché il cracker Mercy Handy ha un prezzo di 10 euro. Come vi dicevo anche prima, sono stata proprio in questi giorni da Sephora e ho visto che tantissimi brand hanno proposto questa idea del cracker per Natale, con i Fenty Beauty, anche profumi come Givenchy, Benefit, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Date un'occhiata perché magari per un pensierino o per un regalo di Natale, secondo me, è un'idea proprio azzeccata. Seconda cosa, ho ricevuto un cofanetto regalo che volevo naturalmente proporvi come regalo di Natale da Estée Lauder. È davvero un cofanetto molto completo e che ho apprezzato davvero tantissimo, soprattutto perché sono andata a documentarmi e alcuni di questi prodotti, anzi la maggior parte, hanno un buon inci. Il cofanetto in questione è questo e contiene quattro prodotti, ossia il Micro Cleansing Foam, ha questo latte detergente che contiene 30 ml di prodotto e ha un PAO di 24 mesi, la crema contorno occhi Resilience Lift, la crema viso sempre della linea Resilience Lift con SPF 15 ed infine il Perfectionist Pro Siero per il viso. Riguardo gli ingredienti di questi prodotti, posso dirvi che il latte detergente comunque per il viso ha un inci davvero ottimo, è fatto molto bene. La crema viso con SPF 15 anche ha un inci molto buono. Stessa cosa anche il contorno occhi, ossia la boccettina piccolina, mentre il siero purtroppo ragazze contiene dimeticone. Un'altra idea regalo che assolutamente voglio consigliarvi sono le gift card. In questo caso io ne ho presa una a caso che avevo nel mio cassetto, è di Valmontone Outlet e come vedete è una carta regalo che permette di spendere appunto il credito disponibile sulla carta in vari negozi dell'outlet. Ma la stessa cosa naturalmente è disponibile per tantissimi negozi, sia online che fisici, come ad esempio da Sephora, Zara, ovviamente. Comunque un'idea molto carina appunto è regalare alla persona indicata la gift card del suo negozio preferito, di modo che si può sbizzarrire senza avere, ecco, l'obbligo di ricevere quel regalo o quel prodotto. In questo video ho pensato anche di parlarvi di alcune idee regalo che ho trovato in queste settimane da Lidl. Vi farò vedere solamente i prodotti che secondo me vale veramente la pena acquistare perché hanno un buon inci o perché comunque li reputo molto buoni. In primis vi segnalo questo cofanetto regalo della Natura Verde Bio, è quello dell'olio di oliva che contiene due prodotti certificati CEA più una spugnetta. Nello specifico sono la crema viso all'olio di oliva con 98% di ingredienti di origine naturale per tutti i tipi di pelle e con aloe vera certificata ICEA.
il detergente scrub esfoliante e purificante per il viso, 99% di ingredienti di origine naturale, sempre naturalmente all'olio di oliva e all'aloe. Ed infine il cofanetto contiene anche questa spugnetta di natura verde bio. Altre due confezioni regalo che voglio segnalarvi perché le adoro sono quelle di Vivo di Natura Bio, sia da uomo che da donna. La confezione Vivo di Natura Bio da donna naturalmente è disponibile da Lidl a un prezzo di 9,99€, che poi è lo stesso prezzo anche della confezione di Natura Verde Bio, e contiene un bagnoschiuma davvero ottimo con cui mi sono trovata molto bene e che già ho terminato, la crema mani che ha una profumazione pazzesca di vaniglia buona e con ingredienti fantastici, il burro corpo che si assorbe abbastanza facilmente e nutre tantissimo la pelle, ed infine uno stick labbra con cui, sono sincera, non mi sono trovata molto bene. E ancora di Vivo di Natura Bio ho trovato da Lidl anche una confezione regalo uomo che contiene due prodotti, entrambi con inci ottimo, e di cui vi lascio la foto qui. La confezione ha un prezzo di 7,99€. L'ultima idea regalo che vi segnalo da Lidl è questa, cioè in realtà è questa stellina di Natale che conteneva all'interno ben due mini smalti Sien. Questi contengono entrambi 5 ml di prodotto e hanno un PAO di 12 mesi. Io ho questa colorazione, ma sono disponibili anche in altri colori. Come vedete, questa appunto è un'ottima idea regalo, perché naturalmente la stellina è venduta con all'interno questi due smaltini. Io ho un po' modificato tutto, ho aperto la stellina, ho tolto gli smalti e, come vedete, l'ho fatta diventare una decorazione per l'albero di Natale. In questo modo la persona che riceve il regalo può comunque farne un altro uso, può abbellirla e utilizzarla per questo periodo natalizio. Con questi smalti Sien invece non mi sono trovata molto bene, perché ho notato che rispetto ai classici hanno una durata un pochettino minore. Un'altra idea regalo molto carina sono le bombe da bagno della Jewel Candle. Queste si chiamano nello specifico Jewel Bath, hanno una profumazione buonissima, sono confezionate anche davvero molto bene, cioè guardate quanto sono belle. Hanno degli ingredienti ottimi che sono scritti su questo cartellino e all'interno, come potete vedere, contengono una sorpresa, in questo caso un anello. Vi consiglio poi due rossetti liquidi che utilizzo moltissimo, che hanno un prezzo ottimo. Il Super Stay Matte Ink di Maybelline, questo è il numero 15 Lover, è il rossetto che ho su anche in questo momento, è strausato e i Super Stay secondo me sono ottimi. E stessa cosa anche i Cream Lip Stain di Sephora. Con tutte le colorazioni, anche queste un po' più particolari, devo dirvi che mi sono trovata davvero molto bene. Vi consiglio anche idee regalo di My Jolly Candle, o con le candele classiche, ad esempio vi faccio vedere questa che è quella ai frutti rossi, che ha un profumo buonissimo e che vedete io ho utilizzato molto, ma anche questa mega confezione sempre di My Jolly Candle, che aprendola si trova sia la classica candela che anche un kit per... Hanno, vedete, dei packaging e delle colorazioni davvero molto carine, è una buona idea regalo per Natale, soprattutto per chi adora le candele. Ho lasciato in ultimo tre idee regalo di Natale non beauty. Non posso farvele vedere adesso, però naturalmente vi lascerò tutti i close up. Per prima cosa, una bella idea regalo di Natale per chi ama cucinare ma non è mai a casa come me è il Companion di Moulinex. Mi sono trovata molto bene, è un fantastico aiuto in cucina, soprattutto perché grazie a questo robot ho riiniziato a preparare dolci, salati, risotti, sto cuocendo tantissimo al vapore. Ve lo consiglio davvero vivamente, soprattutto perché ha una qualità ottima. Ed infine due macchinette del caffè con cui mi sono trovata molto bene. In primis la macchinetta di lavazza, con cui si può preparare anche il cappuccino, è la Milk, mi piace tantissimo. Io l'ho scelta di colorazione nero perché è perfetta per la mia cucina, e nonostante è una macchina del caffè che io utilizzo
utilizzo tutti i giorni non ha un graffio, e naturalmente si possono utilizzare con questa macchinetta sia le capsule compatibili che io trovo da Lidl e che mi piacciono molto, che le classiche cialde di caffè Lavazza. Invece un'altra macchinetta che sto utilizzando più che altro per lavoro sono le Nespresso Mini. Anche quelle macchinette sono da battaglia, ottime, ma le consiglio soprattutto a chi ama il caffè e non troppo il cappuccino. Le trovate sicuramente in questi giorni a prezzi ottimi. Anche il Moulinex, di cui vi ho parlato prima, fino a Natale vedrete che lo troverete scontato in tantissimi negozi di elettronica o comunque online. Ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!